Buonasera a tutti, eccoci ritrovati ancora una volta insieme ed ancora una volta sia sul profilo di Facebook che sulla pagina Facebook, quindi due cellulari connessi, il computer sempre qui a disposizione per essere aggiornati e preparati su ogni questione. Come sta andando il vostro autoisolamento? Tutto bene, cerchiamo di scherzarci un po' su, ma ovviamente il periodo è difficile, difficile per tutti. Sono misure straordinarie e dobbiamo cercare di rispettare tutte le disposizioni che ci danno, in particolare quelle che ci arrivano dal governo. Tante sono discutibili, lo ammetto, tante sono interpretabili e voi avete già dibattuto negli scorsi giorni, ad esempio, sul nuovo modello di autocertificazione, però bisogna rispettarle tutte. Bisogna rispettarle tutte perché più stiamo chiusi in casa, più non ci contagiamo a vicenda, prima ne usciremo. Come vedete, il governo ha un'idea abbastanza confusa di quando finirà questo periodo. Siamo in attesa di capire come registrare i picchi di coronavirus. E intanto tengo i gatti lontano dalle riprese video, ve lo dico oggi, sono particolarmente agitati, quindi speriamo di riuscire a fare tutto senza avere Frisbee e Berto che ci disturbano. Bene, stavo aspettando un po' di connessioni per incontrare tutti voi, vedo tanti amici che si stanno connettendo. Tanti sono la maggior parte della provincia di Imperia, altri sono del resto della Liguria, qualche amico del resto d'Italia, qualcuno che ci sta seguendo dalla Francia e dal Principato di Monaco. Benvenuti a tutti, è sempre un piacere incontrarvi. Allora, intanto la notizia brutta, brutta di oggi è che abbiamo il primo governante contagiato positivo al coronavirus che è proprio qua vicino a noi, perché il principe Alberto di Monaco, notizia di pochi minuti fa, è risultato positivo al test sul Covid-19. Quindi io voglio stringermi virtualmente vicino a lui, vicino al governo monegasco e augurargli una pronta guarigione. Sicuramente ce la farà e ce la farà bene, sarà super attivo nei prossimi giorni perché ha da mandare avanti un paese. Rimanendo su Monaco, devo dire che sono partiti in ritardo rispetto alle misure di contenimento di noi, come peraltro anche la Francia è partita in ritardo, però piano piano si stanno adeguando. Ho visto ad esempio che, notizia di ieri, hanno messo delle chiusure per i cantieri, quindi anche tanti frontalieri che erano preoccupati di lavorare nei cantieri monegaschi, vedo che si stanno chiudendo, così come tutte quelle misure di autoprotezione, mascherine, occhiali, gel. Vedo che piano piano le imprese che sono tenute a stare aperte in Francia e a Monaco si stanno adeguando. Comunque, speriamo che almeno per il futuro ci possa essere un maggiore coordinamento tra le iniziative governative dell'Italia, della Francia e del Principato di Monaco, perché siamo partiti ognuno per i fatti suoi, è mancato il coordinamento dell'Europa. Io mi domando cosa ci sta a fare un'Europa se neanche in una pandemia globale riesce quantomeno a coordinare i modelli di autocertificazione per far muovere i frontalieri da una parte all'altra. E allora cosa ci serve l'Europa? È un'Europa totalmente assente, ma noi che viviamo sulle fasce di confine ormai purtroppo siamo abituati a questo tipo di Europa. Comunque, anche su queste particolari aspetti abbiamo il decreto Cura Italia, abbiamo i decreti precedenti che verranno assorbiti dal decreto Cura Italia. Questa è una notizia che giunge dal Parlamento e quindi lavorerò per semplificare la vita per i lavoratori frontalieri. Ho delle belle idee in testa, speriamo che siano accolte dal governo. Si fa sempre una fatica a far capire quelle che sono le specificità locali a chi sta a Roma. Io, se mi state vicino, mi date la forza, mi date anche, come dire, un sostegno morale per continuare questa mia battaglia e per portare avanti le vostre istanze.
E quindi dicevamo, eccoci ancora qui, sto salutando molti di voi, io scorro intanto per vedere chi si sta connettendo sul profilo e sulla pagina. Un saluto a tutti, Antonio, sempre sul pezzo come sei anche tu. Fabio probabilmente ci segue dalla Francia, Gianni, Matteo, Lorenzo, Gabriella che è a casa, brava Gabriella. Manuela che mi ha scritto anche prima un WhatsApp, appena ho finito ti rispondo in via privata. Eccoci, Manuela, sempre grazie a te, che ci sei. Giovanna. Giovanna che appunto mi dice come è possibile avere fino a 3 autocertificazioni per andare e tornare da Monaco, ma addirittura la Francia era partita con una, sono arrivati a due. Poi l'Italia ha cambiato l'autocertificazione, quindi voglio dire, bisogna sempre essere aggiornati. Io spero, almeno tramite il mio profilo e la mia pagina di Facebook, di aggiornarvi quasi in tempo reale, visto che sono a casa e riesco a essere pronto, quasi essere aggiornati in tempo reale su tutte quelle che sono le novità. Non mi mandate tutti questi cuoricini che c'ho Elisa qui di fronte, che se no va a vedere chi è che manda i Ma non è cuoricini. vero. Non è vero, sto scherzando. Grazie, grazie Sergio. Chiudiamo tutto. Appunto, noi andiamo per ordine a chiudere le cose, però speriamo che abbiamo finito con decidere queste cose. Adesso c'è un grande dibattito a livello nazionale sugli sport all'aria aperta. Alcuni sindaci hanno fatto anche delle ordinanze, speriamo che siano rispettate. Ecco, si possono fare tutte le norme che vogliamo, questo lo dico sempre, però il buon senso deve prevalere, quindi stiamo a casa, il senso di tutte queste disposizioni è di evitare i rapporti umani, quindi è chiaro che uno deve uscire per portare il cane a fare la pipì, ma non si deve riunire con tutto il vicinato perché il cane ti trascina a incontrare la cagnetta. Ecco, cerchiamo di governare queste riunioni improvvisate. Ciao Manu, che mi saluti. Bene. Natalina, Matteo, Alfonso, che ti ho incontrato l'altro giorno per la strada. Sulle corsette mi chiedete, non vi dico niente perché allo studio ci sono varie interpretazioni e la possibilità di avere direttive nuove. Quindi sull'attività fisica e sportiva non mi pronuncio perché da un momento all'altro potrebbero cambiare le cose e quindi questo video potrebbe già essere superato in questo momento. Francesco dice: bisogna riflettere sull'Europa dopo questa crisi. Assolutamente vero, come ho detto prima. Non si possono affrontare con così tanta autonomia le crisi sanitarie che non hanno a che fare con barriere e confini. Il virus non può essere fermato con un posto di blocco. Quindi, se l'Europa deve esistere, almeno esista su questo. Ma ad esempio, così divagando, perché siamo tre amici, ci abbiamo messo quanti anni a risolvere il problema del roaming? Noi ventimigliesi sulla passeggiata mare fino a qualche anno fa. Prendevamo Francia o Monaco e dovevamo pagare ai nostri operatori telefonici un prezzo maggiore. Cioè, pensate quanto ci abbiamo messo a risolvere il problema del roaming telefonico internazionale. Quindi, se l'Europa non serve a queste cose e non riesce a riunire due o tre imprese e a metterle d'accordo, non riesce a fare delle norme, quantomeno per le zone transfrontaliere comuni. Sinceramente non so a cosa possa servire l'Europa, se non a mandare dei messaggi che ci rovinano anche i nostri azionisti, le nostre obbligazioni in borsa, l'avete visto nei giorni scorsi. Ciao Eleonora, che mi saluti, Marco, Elisa, Rosi, Giusi, basta con la Y, ce ne sono altri con la Y. Marco. Sto cercando di scorrere. Che bella Federico, pagina. Rosi, ma tutte con la Y finale. Rosa, dopo Rosi, giustamente.
Rosi dice: bisogna che il governo prenda seri provvedimenti per i commercianti costretti a chiudere. Allora facciamo un po' il punto sui commercianti. Dunque, i commercianti, quelli sotto i 2 milioni di fatturato, quindi credo la maggior parte dei commercianti che ci stanno seguendo, hanno diritto solo a una sospensione o un posticipo delle tasse. In queste ore stanno lavorando per il posticipo ulteriore del termine di domani, che domani c'era un altro termine che riguarda però poche tipologie di imprese e poche tipologie di balzelli. Per tutti gli altri c'è questa sospensione a maggio oppure a ottobre con le 5 rate. Ma io mi domando, cioè ci stiamo domandando tutti, su queste. La popolazione italiana lo condivide in maniera unanime, non so perché il governo non l'abbia compreso. Comunque, non bisogna fare sospensione, rinvii e rimpalli, perché se tu non hai i fornitori che ti portano la merce, non è il negozio che può aprire, non puoi vendere la merce che hai, non puoi aprire al pubblico. Come giustamente Rosi, che conosco, che ha un negozio di vendita al dettaglio, come si fa ad avere una minima entrata di 1 euro per pagare 50 centesimi di tasse? Quindi non si tratta di una regalia nei confronti dei bottegai, come li chiamava qualcuno, perché vogliono pagare meno. Non c'è nessun tipo di entrata, non ci può essere nessun tipo di uscita. Quindi dal punto di vista fiscale, questo decreto è sicuramente da migliorare. La Lega ha già detto che va bene non fare polemiche. Oggi c'è stata anche la telefonata tra Mattarella e Salvini. Va bene non fare polemiche, però non si può votare un decreto fatto così com'è. Bisogna espungere alcune parti del decreto, penso alla materia dei detenuti e della giustizia, e non ne parliamo perché sennò iniziamo a spaccare pure i cellulari. Ma sicuramente c'è da modificare questo aspetto del fisco, della tassazione. C'è chi mi faceva notare ieri che mancano, ad esempio, gli avvisi bonari da tutti quegli atti che vengono chiesti oggi alle nostre imprese, ai nostri cittadini. E poi sul commercio bisogna fare tutta questa analisi del credito d'imposta per lo sconto del canone di locazione, perché come abbiamo già detto varie volte. La prima uscita dei commercianti, per chi non ha l'immobile di proprietà, è l'affitto verso il proprietario dell'immobile. Io ero per la reintroduzione della cedolare secca obbligatoria che portava a uno sconto di tasse per il proprietario e di conseguenza uno sconto dell'affitto per chi ha il negozio, perché non è neanche colpa del proprietario dell'immobile se c'è il coronavirus. Invece questo meccanismo che esclude chi non è in un determinato settore definizione catastale, rischia di riguardare non tutte le attività commerciali e artigianali. Quindi dovremmo vedere adesso l'applicazione diretta con i prossimi decreti, perché un altro punto critico di tutto il decreto Cura Italia è che non è direttamente applicabile quasi in nessuno dei campi toccati appunto dal decreto. Quindi aspettiamo ancora dei decreti su questa cosa degli affitti dei negozi e scopriremo un po' come va a finire. Vado avanti. Come vedete, oggi non elenco gli articoli che più o meno vi ho letto ieri e cerco di avere dei feedback da voi, delle domande, delle interazioni. Giustamente Manu dice se il locale è chiuso non può pagare, è chiaro. Manuela, ti ringrazio. Allora, Loredana parla delle partite IVA, artigiani simili. Allora, lì bisogna addentrarsi in tutti i vari articoli che sono più o meno una quindicina che riguardano i dipendenti, i contratti co-co-co che sono un'altra cosa. Gli stagionali e gli interinali che ad esempio sono esclusi da tante cose, gli agricoltori e i pescatori che hanno degli articoli per loro, però sostanzialmente
gli autonomi, le partite IVA e i professionisti, anche su questo dovremmo aprire un capitolo che non abbiamo il tempo di fare, se no vi tedio eccessivamente, però hanno diritto a questo bonus dei 600 euro, che io continuo a definire di bassa entità, ma soprattutto non riesco a capire perché a tutti i professionisti, a tutti gli autonomi, a tutte le partite IVA gli riconosciamo 600 euro, che c'è magari chi ne poteva guadagnare 1000, o chi ha una partita IVA, diciamo quasi inattiva, perché attiva se no non potrebbe partecipare, ma che di fatto ce l'ha, ma non arriva neanche a 600 euro. Quindi, secondo me, non è una norma meritocratica. E poi, questo lo voglio dire, il click day. Il click day è stato annunciato dal ministro dell'economia come meccanismo valido per far presentare le domande per questi bonus dei 600 euro, ma anche per tutte le altre misure che abbiamo già detto. Significa, visto che la coperta è corta e i soldi pare non ci siano per ristorare tutti gli italiani, che il primo che va a cliccare, il primo arrivato, meglio alloggia. Quindi bisogna essere pronti col dito sul sito dell'INPS, attualmente non ci sono informazioni, per andare a cliccare quando viene aperta questa pagina. Poi c'è da fare il PIN, i codici, gli accessi. Ecco, tutte le associazioni di categoria, quindi non lo dico io, non lo dice la Lega, ma tutti gli esperti del settore che hanno già provato nella partecipazione dei bandi il sistema del Click Day, contestano questo sistema. Quindi speriamo che il ministro Gualtieri, insieme a Tridico, presidente dell'INPS, ragionino su un sistema più efficace e, lasciatemi dire, democratico. Andiamo avanti. Massimo mi parla dei floricoltori. Bene, questo è un tema molto importante, ne ho parlato già ieri. Allora, i floricoltori, che sono una parte minoritaria del mondo agricolo in termini di numero di aziende, sono quelli che oggi rischiano di più. Se voi mi chiedete, fra tutte le priorità, chi sono i primi che dovrebbero avere della liquidità domani, col massimo rispetto per tutti, sono i floricoltori. Floricoltori nel senso quegli agricoltori che lavorano con merce deteriorabile. Io oggi ho parlato con diversi floricoltori e mi hanno spiegato, perché non è la mia materia, ma mi piace studiare le cose fino a fondo per evitare di dire delle castronerie e fare dei danni anziché portare soluzioni, che ad esempio questo era il periodo migliore, l'ultimo giro dell'anno, per l'esportazione, quindi per la raccolta e la vendita del ranuncolo, che è la coltura più diffusa del nostro territorio. Allora, facciamo una premessa anche su questo. Qui la politica è un po' come per i frontalieri. Qui la politica rischia di essere lontana dalle esigenze reali del nostro territorio. Per quello dico che voglio esserci a discutere tutte le misure del decreto coronavirus Cura Italia in prima persona. Perché i floricoltori attivi oggi, purtroppo, rispetto alla crisi, sono prevalentemente in Liguria e prevalentemente nel Ponente Ligure. Quindi io, come deputato del Ponente Ligure, questa battaglia per i floricoltori la voglio assolutamente fare in prima persona. E le misure che ho letto all'interno del decreto che equiparano i floricoltori agli agricoltori e ai pescatori non vanno bene, a parte che sicuramente non basteranno le risorse. Ma poi non arrivano tra 2 mesi a prendere i soldi come possono prendere, non so, altri che hanno delle produzioni già in scatolato, che inizieranno le raccolte nel mese di novembre, o non so, gli olivicoltori mi vengono in mente. Ma i floricoltori rischiano di buttare via, giustamente Massimo me lo chiede come tanti altri. Rischiano di buttare via quello che era l'ultima raccolta valida per l'anno che gli consentiva di portare il pane sulla tavola alle loro famiglie. Cioè, se non diamo liquidità con una norma specifica all'interno del decreto che oggi non c'è e la proporremo come Lega, oggi anche Matteo Salvini in un'intervista sollecitato da noi parlamentari della Liguria, ha parlato dei floricoltori e dei floricoltori liguri. Se non portiamo a casa una norma specifica con la liquidità immediata per questa tipologia di aziende,
Noi, la maggior parte di aziende entro 2 mesi chiude, ma non chiude perché ci sono le disposizioni governative che stai chiuso e poi riapri, chiudono per sempre. È l'ultimo giro per la floricoltura del Ponente Ligure. O riusciamo a dare delle risposte a questo settore e a questa zona spesso dimenticata d'Italia, o noi chiudiamo un intero settore economico. Scusate se mi sono scaldato su questo tema, ma quando vedo che ci sono delle categorie di cui ne parlano 4-5 parlamentari su tutti quelli che sono a Roma, nessuno del governo ha ancora aperto bocca su questo tema, io ci resto male come fossi un floricoltore. Scusate se mi sono dedicato così tanto, però ci tenevo a dire questa cosa. Vado avanti. Roberto giustamente parla dei frontalieri, degli acconti IRPEF e il 2020, non vi si può versare le tasse in base al salario dell'anno precedente per questo? Assolutamente sì, presenterò alcune diverse proposte per i frontalieri. Sapete che già prima dell'emergenza coronavirus ho presentato una proposta di legge, la mia prima proposta di legge proprio sulla fiscalità dei frontalieri, anche per riconoscerle ai pensionati ora esenti. La rateizzazione dei pagamenti dei frontalieri è assolutamente una priorità che mi ero messo già in agenda, diciamo, del mio mandato parlamentare. Ora voglio vedere come incastrare questo meccanismo rispetto alle sospensioni e alle rateizzazioni, non alle esenzioni perché non ci sono purtroppo, che riguardano i lavoratori italiani. Anche per i lavoratori frontalieri. Forse questo periodo di questo decreto di emergenza mi darà la possibilità di portare a casa qualche risposta definitiva, non solo per gestire questo periodo, ma per sempre, per quanto riguarda la fiscalità dei lavoratori frontalieri. Quindi magari riusciamo a fare qualche passo in avanti, come abbiamo visto ad esempio sul telelavoro, che se no senza coronavirus non sviluppa, non, eravamo ancora fermi a un'Italia, un governo italiano che non ratificava un accordo col Principato di Monaco. Quindi giustamente andiamo a combattere la partita sulla fiscalità e io ovviamente ci sono come ci sono sempre stato dal momento di elezione alla Camera. Andiamo avanti. Giustamente tanti commenti, urla di dolore. Il sistema IMSS, mi chiedete? Certo. Allora, vediamo un attimo se non faccio casini cliccando. Sì. Il Manu mi dice, che poi lo conosco, si chiama Manuel, mi dice la cassa integrazione è ridicola, le misure sono ridicole, il nucleo familiare, cioè il reddito di cittadinanza ce l'ha in quel posto. Esatto, questo è un altro problema, cioè l'accumulabilità delle misure, di quasi tutte le misure, non è possibile. Quindi il problema è che se tu all'interno del nucleo familiare, primo dei grandi problemi, se tu all'interno del nucleo familiare vuoi avere quel ristoro, quel sussidio per il figlio sotto i 12 anni che hai a casa perché hanno chiuso la scuola, il rischio è che tu non lo possa avere se all'interno del nucleo familiare hai qualcuno che prenda una cassa integrazione, un assegno ordinario, il reddito di cittadinanza. Quindi alla fine non si riescono a sommare tutte le misure del decreto per arrivare ad avere, diciamo, quella cubatura economica che si aveva il mese scorso. Su questo spero ci possa essere dei margini di miglioramento nella conversione in legge del decreto. Al momento, purtroppo, il decreto presentato dal governo, come dice giustamente Manuel, questo non lo prevede. Eh sì, giustamente Rosy mi parla dei floricoltori, perché sono forse indietro io nella lettura dei commenti. Ok, vediamo un po' sulla pagina.
L'ufficio complicazioni semplici lo chiama Fabio. Giustamente è difficile, però io spero almeno di darvi un piccolo contributo per interpretare delle norme e tenervi aggiornati. Poi è chiaro che ci sono i patronati, ci sono i sindacati, ci sono i commercialisti, tutti possono essere, trovano il modo per essere aiutati. Poi in Italia siamo comunque una bella comunità che cerca di aiutare il prossimo, quindi devo dire su questo sono molto fiducioso. Bene, allora io credo che non so quanto siamo stati insieme. Il computer mi si è spento, boh, no, ho perso il senso del tempo. L'unica cosa che voglio dire, l'ho già detto nel video di prima, è che voglio andare a lavorare. Lo ripeto, l'ho già detto pubblicamente al presidente Fico, però non è possibile che i medici, gli operatori sanitari, la protezione civile, i negozianti che devono tenere aperti nei supermercati, nei negozi alimentari, nelle tabaccherie, piuttosto che nelle profumerie che hanno tenuto aperto, nelle edicole, siano tenuti a stare aperti per dare un servizio, per lavorare per la comunità. E io che sono un parlamentare, sono attualmente pagato, non posso andare a ragionare concretamente del decreto. Cioè io vorrei che il decreto approdasse quanto prima sia al Senato che alla Camera, che ci sia un'informativa del presidente Conte sulle prossime misure, che già iniziano a preoccuparmi, sui prossimi provvedimenti su cui attendiamo ancora l'Europa che ci metta un euro. Io vorrei andare a Roma. E vorrei andare a lavorare perché io sto continuando a recepire le vostre istanze, mi sto appuntando tutte le vostre richieste. Ho in mente una serie di emendamenti, di proposte, di ordini del giorno, di integrazioni. Devo parlarne col governo, devo parlarne con il mio gruppo parlamentare. Ho bisogno di lavorare, non so cosa chiedere di più. Sono pagato per far questo. Credo sia anche un mio diritto da parlamentare, una mia prerogativa, credo sia un dovere, credo soprattutto sia rispettoso nei confronti dei cittadini italiani che in qualche modo mi hanno eletto. Poi ci sono le questioni locali, lo ripeto, i frontalieri a cui si aggiungono i floricoltori, ho tutte le interpretazioni delle norme che mi state dando che magari sono sfuggite a chi ha scritto le norme a livello nazionale perché riguardano questioni di cui non hanno magari una conoscenza diretta. Anch'io sto scoprendo cose nuove, sto approfondendo, ma diamo la possibilità ai parlamentari, in particolare ai parlamentari dell'opposizione, di fare il loro lavoro. Cioè non è possibile che con lo slogan "non fate le polemiche" dobbiamo approvare la qualunque. Qui dentro c'è anche la famosa svuota carceri con degli sconti di pena, una cosa vergognosa di cui non stiamo a parlare perché se no ci incazziamo troppo e non studiamo più le nostre, come andare ad arrivare a svangare questo mese a livello di entrate per noi, per la nostra famiglia. Ma è incredibile che iniziano a metterci di tutto qua dentro e dobbiamo approvare un pacchetto, magari con la fiducia. Noi vogliamo migliorare questo decreto, non vogliamo fare polemica, però voglio portare le istanze che mi avete segnalato. Credo sia giusto così in democrazia. Quindi, lo ripeto, presidente Fico, contagio, non contagio, distanze, controdistanze, voti ravvicinati, io sono pronto. Mi chiami tutto il Parlamento a raccolta, noi ci siamo, io ci sono, spero di andare presto a lavorare. Saluto tutti, in particolare i papà, oggi è la festa dei papà, quindi i papà stiano in una casa e i figli stiano in un'altra, parlo ovviamente di persone adulte, fatevi gli auguri tramite WhatsApp, tramite Skype, che adesso ho imparato a usare anche io per fare due interviste via computer, e un augurio anche a tutti i Giuseppe d'Italia che di solito vengono dimenticati, quindi perché c'è la festa del papà, quindi buon onomastico anche
a tutti i Giuseppe. Io oggi ho fatto anche una mission particolare. Sono andato a Madonna delle Virtù, che è un santuario sopra Ventimiglia, che è la mia città, per chi non lo sapesse, su richiesta del vescovo, insieme ovviamente al sindaco della città, per fare una preghiera condivisa per tutta la comunità della città e della diocesi, e io la estendo ovviamente per i credenti, sia chiaro, a tutti gli amici della provincia di Imperia, per tutti voi che mi seguite. Mi raccomando, come chiudo sempre, rispettiamo le norme, rispettiamo le regole, io resto a vostra disposizione per qualsiasi proposta, istanza, sperando di riuscire a portarla in Parlamento direttamente. Grazie per i messaggi di vicinanza e di incoraggiamento che mi date. Mi raccomando, rispettate le regole, rispettate le direttive. Io resto a casa, fatelo anche voi.